Collaborazione e network marketing. Nel network marketing e anche nella libera professione in generale, mi viene da dire, prima viene lo star bene in un ambiente, poi viene il business. Lara Gianassi mi fece riflettere molto su questo punto nella nostra videochiamata conoscitiva su Google Meet. Sono Luciana Pellizzato, educatrice privata prima infanzia e networker. Possiamo conoscerci a questo canale YouTube, Luciana Network Cambiamente, più consapevoli con il network marketing, e su YouTube Luciana Pellizzato Cambiamente, più consapevoli con i bambini. I due canali trattano i temi bambini e network marketing come legati dal doppio filo dell'atteggiamento. Altra possibilità per conoscerci: l'iscrizione alla newsletter, link in descrizione. Se tu non stai bene con lo sponsor, ovvero con chi ti ha introdotto in questa attività commerciale, se vieni ignorato nel tuo ambiente di lavoro di network marketing, sarà molto dura che tu scelga di sviluppare questo business. Molto diverso dal lavoro da dipendente. Nel lavoro da dipendente ti ci potresti anche adattare per qualche anno ad un ambiente dove si sta male, magari scorretto e freddo. Finite le tue ore lavorative, torni a casa e possibilmente tiri giù la saracinesca. E non sempre ci si riesce. Ultimamente, con i grandi abbandoni dei dipendenti dalle aziende con cui hanno collaborato, la Great Resignation. Anche nel lavoro da dipendente sembra ci si adatti sempre meno. Non si è disposti comunque a prendere rimproveri in un contesto che è libero, come quello del marketing di rete. Anche perché generalmente, ma non è detto, hai gli amici di vecchia data che ti dicono: ma cosa ti sei messo a fare? I parenti che non comprano i tuoi prodotti e ti vengono pure a dire che non sei portato? Ricevere frustrazione anche in formazione aziendale? Anche no. Quanto ti senti in sintonia con i membri del tuo gruppo di lavoro? Quanto ti senti parte di un tutto comune, di un fine comune, pur avendo i tuoi obiettivi professionali? Daniele Mecozzi, distributore diretto di Amanti in Amway, raccontava che quando con suo marito Luigi Brasili stavano preparando il terreno fertile all'ottenimento di questa prestigiosa qualifica, gli occhi delle persone della sua squadra erano tutti accesi allo stesso modo. Con Lara Gianassi e Davide Gallimberti, il racconta storie digitale, che ha curato la grafica Canva su LinkedIn, abbiamo dato vita al carosello in 7 mosse sulla collaborazione nel network marketing. Più collaborazione di così? I primi 4 punti li trovi nel video La collaborazione nel network marketing, e facciamo qui un brevissimo ripasso. Gente che aiuta altra gente. Tu e non io in modo massiccio. Sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda del prospect, del collega o della tua collega, dell'amico o della tua amica. Di cosa ha bisogno lui o lei? Lui o lei, non tu. Far emergere persone più brave di te. E meno male, altrimenti come ci miglioriamo? Mettiamo da parte per qualche ora e anche più il nostro ego. Hai tutto il vantaggio a lavorare con chi è più bravo di te. Perché nel network marketing il successo di una persona è il successo di tutta la squadra. Perché ci sono più competenze in circolo, tecniche e relazionali assieme. Atmosfera. Quanto stai bene e quanto ti senti a tuo agio nell'ambiente di network marketing? Fondamento economico della pace. Se è relativamente facile collaborare con persone nella prosperità, immagina come potrebbe essere collaborare in quei paesi dove manca tutto, dove mancano anche i tavoli e le sedie. Ma anche qui il tuo guadagno ce l'hai, e come, e si rivela nell'incontro
con popoli e culture diverse. Ora Lara Gianassi, networker e genitore, ci racconterà il suo punto di vista e di vita sulla collaborazione nel network marketing, mettendone in evidenza altri tre punti. Lara, a te! Oggi vorrei parlare con voi di tre aspetti che sono fondamentali per me nel mio lavoro di network marketing e sono anche fonte di ispirazione giornaliera. Allora, primo fra tutti che in questo settore siamo in un settore di collaborazione e non competizione. Sì, siamo imprenditori, ma collaboriamo. E questo, diciamo che fuori dal network marketing non è così facile questo aspetto da trovare. Un altro aspetto interessante è che possiamo valorizzare i nostri talenti e le nostre capacità attraverso il gruppo, perché lavorando in gruppo ognuno di noi può proprio affinare i propri talenti. E anche questo, diciamo che non è un valore aggiunto che non è così semplice e così scontato in ogni lavoro che possiamo svolgere. Dal lavorare insieme, in gruppo, in team, si può raggiungere quella che è la cosiddetta unione di cervelli, cioè un insieme di persone che collaborano per il raggiungimento magari o di un obiettivo comune o anche di tanti piccoli obiettivi individuali, però l'insieme di persone che si mettono in gioco, che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di migliorarsi. E tutto ciò cosa ci può dare? Può dare sicuramente un insieme di idee, un insieme di stimoli e un insieme di qualcosa di inestimabile valore. Grazie Lara. Quindi, gente che aiuta altra gente. Far emergere persone più brave di te. Atmosfera. Fondamento economico della pace. Vincere insieme. Valorizzare i talenti e affinare in gruppo le capacità del singolo. Unione di cervelli. Queste le sette caratteristiche della collaborazione nel network marketing che Lara e io abbiamo individuato. Te ne vengono in mente altre? Scrivile nei commenti o vieni a raccontarcele a video. Potresti vedere o rivedere qui l'intervista a Lara Gianassi. Potresti toccare con mano la sua grande capacità di sperimentare ascoltando il suo racconto di vita e di lavoro. Mettiti in contatto con lei, ne vale veramente la pena.